Buongiorno CP. Sai CP? Hanno detto che su YouTube, sì, lo so che ti annoiano questi discorsi, ma hanno detto che su YouTube è importante CP l'outfit, hai capito? Quindi bisogna mantenere un certo stile, una certa impostazione, in quanto si è comunque personaggi pubblici, un po' tipo il controllore dell'autobus, per capirci, capito? Bene, su questo argomento la vedo molto interessata. Comunque l'outfit di oggi. Un bellissimo pigiamino con felpa dentro i pantaloni, color grigio topo, misto cielo di notte sbiadito, inquinato da una metropoli dell'Est Europa. Il tutto accompagnato da queste bellissime savatine color ottantenne. Importante contraddistinguersi con la suola aperta riparata alla buona con il Bostik e l'Attack. Gli intenditori potranno notare la suoletta in lana all'interno della calzatura. Perché parlo da Berlusconi? CP, andiamo a fare giro! Ah! Oggi, sì, no, non era una cosa noiosa, andiamo a fare giro. Oggi ti porto a fare un giro diverso da quello che di solito facciamo. Vieni, vieni con me, Shippy, vieni, Shippy. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Tum-tum-tum-tum-tum-tum. Pensavo di avere i jeans. Tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ta-na-na-na-na-na. Aspetta, non si mi ha finito, aspetta. Cioè, fare i fighi imbottonando i bottoni, no, della camicia con la felpa. Qua ce n'era, attento. Tum, 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 movimento anche zante. Tum, 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 tum. Ah, si è noccata una vecchia miliardaria che mi tira su qua. Va benissimo la passeggiata allomantica con CP, però io porterei borsetta un po' frufru, ma non troppo. Telecomando di Drunello. E sai perché? Bravo, perché porto il dronello, se no porto il telecomando per cosa? Il telefono mi tocca perché devo collegarlo al telecomando. Ora mettiamo in pratica quella cosa per cui Simon ha detto: ah, io vorrei tanto il Mavic Mini con questa scatolina qua, soprattutto, no? Che è quella su misura, perché? In realtà, se avessi avuto il giubbotto potevo metterlo nella tasca del giubbotto, però anche questa borsetta qua del cacchio. Uno, due. Ti sta anche il cellular, 3, e poi ti sta, beh, non fumo più, quindi spazio risparmiato. Tutti dicono sempre che se smetti di fumare risparmi salute, soldi, eccetera. Invece no, singano e te risparmi spazio e te risparmi peso. È una roba terribile quei spazi e quei pesi. Un giorno devo fare la puntata come ho fatto a smettere di fumare. Ti stupila. Cioè, non tanta puntata, ma appunto come che ho fatto a smettere di fumare. Qualcuno si sarà anche chiesto come facciamo io e Alessia a mandare avanti una storia così affiatatamente, pur mantenendo a volte questi grandi spazi, queste grandi distanze. È semplice. Utilizziamo potentissimi strumenti antistupro. Beh, però sono caldissime e comodissime. Ciao a caso, Emuna. Il CP mi tocca portarla col flexi, che è quel guinzaglio che si allunga, può essere molto pericoloso e anche sciocchino in certe situazioni, ma estremamente intelligente e pratico in altre. In questo caso, vero CP, che non c'è nessuno, siamo fuori stagione. Ma il flexi, ossia il guinzaglio srotolabile, è la soluzione migliore del mondo. Cioè, il cane si sente libero, ma soprattutto il padrone non percepisce lo stress del cane che ti tira. È tutto un altro mondo, tutto un altro mondo. È quasi come andare via col cane slegato, però senza pensieri che ti vada sotto una strada o ti vada a ammazzare qualcuno. Perfetto, sto andando in spiaggia. Buon, esci, esci che andiamo. Aspetta, metto via la borsa, mi porto dietro sul telefono, Ok, volentieri. cius. Ciao. Hai già visto l'Alessia? Cane, sto guardando la coda. No, è rigido e concentrato questo cane. Guarda, questi sono i nostri animali tipici, perché avendo un clima perennemente umido o paludoso, abbiamo lumache dappertutto. Guarda questo albergo strano, non l'avevo mai notato. Guarda che finestre strane. Cocal compressa. Sì, ha molta pressa. Guarda com'è felice quel CP. Anche perché ha appena fatto la caca dentro un castello di sabbia, quindi insomma voglio dire una caca regale questa mattina. Ah, buongiorno Italia. Perché dico sempre buongiorno Italia? E non siamo in Burundi qua, siamo in Italia. Hanno fatto i disegni con i nomi. CP! Vuoi fargli la cacca qua sopra i nomi?
pieno di bau stamattina, e lì in fondo dove c'è la torretta, vediamo se vedi di là, c'è anche un CP buono come il pane. E che la mia che è malvagia purtroppo. Cos'è quella cosa CP? Una spugna di mare! Stai distruggendo la spugna del mare! CP! Mi sembra distruggere tutto, anche le spugne di mare! Cosa ti ha fatto? Io non avevo mai visto una spugna di mare, guarda com'è fatta! Che strano, sembra tipo polistirolo a vederla, no? Polistirolo mi spalco! La spugna di mare che se ne va, un cadavere di pesce, cioè un pesce CP arenato. Questi termini così forbiti che neanche a me non acqua forbisse i mobi, però è vero, chissà se si dice anche in italiano forbire, cioè linguaggio forbito è diciamo quel linguaggio sufficientemente acculturato, no? Sotto un certo punto di vista, no? Possiamo interpretarla così, però anche mia nonna quando pulisce si dice che ha forbito i mobili, cioè quindi non lo so. Ma quelle due se mi aspettano, ma io lascio andare, io ho la mia camminatina, tranquillo. Pezzo di granchio, cozze, pesce cane, no, è il CP. C'è il bacchetto per Annie, vorrebbe giocare a riporto del bacchetto. Là. Vuoi il bacchetto? È quello lì, l'hai già visto. Andiamo a prenderlo. No, è una noce di mare, guarda qua. Hai visto CP? Qua se uno gli piace il pesce con un po' di pazienza se tira su a cena. È un albero proprio, beh, l'avrà portato il fiume, dopo la marea l'ha portato fino a qua. Accendino di mare, un'altra spugna di mare, un'amorosa di mare che porta qualcosa. Amoroso da riparare. Cos'è? Ah, la prima vongola della stagione, una cena luculliana. Guarda che nei super ristoranti, quelli Grand Gourmet, 15 euro, 3 chicchi di riso. È vero. E il piatto anche sporcato di vari tocci. Che belli. Fare decorazioni. I tocci, che bello Ale. Il granchio dei prodigi, marchio di vecchiaia. Granchio, smack your bicep! Qui invece abbiamo un pignosissimo esemplare di medusa, in inglese jellyfish, quindi se vuoi farti capire magari sei all'estero, ah mi appunto una medusa non è che puoi dire, non so, tipo medusen, no, jellyfish, hai capito? Cioè pesce gelatinoso, in poche parole. Hai trovato un bacchetto, Emi? Che belli quei bacchetti! Ah, che bacchetti! Mamma mia, che lussi! Guarda quanti bacchetti! Che bello, le lascio mordere i bacchetti soprattutto per il fatto che sai che dopo la pancreatite lei va avanti a scatolette riso e scatolette quelle sue particolari, e quindi insomma i denti poveretta com'è che li tiene in allenamento, diciamo, no? Vero CP, fatti i dentini, perché se le prendo tipo le ossa, quelle da farsi i denti eccetera, lei si mangia tutto e con la pancreatite che ha non mi sembra proprio il caso. No, guarda dietro la barca Ale. Ah, pesce sarà. No, guarda che sporco che è il sensore, adesso ho visto. Miseria. No, non è la liquirizia. Liquirizia è glicerrima glabra. Sarà, ma no. Ma le stesse foglie, la piantina di liquirizia. Sai, rosmarin. Ma ce l'avevo io, è fatta così di sto colore. Sì, colore sì. Bravo CP. Un agave anche qua. Cioè, mi portano la Puglia anche a Jesolo. Il mangiacicche. Vedi? Fanno le fighe, no? Che vanno via 200 all'ora. E dopo? E dopo si fermano nella panchina? Sì, così baciata dal sole, fa un concerto, la ricaricarmi, sonno. Fa la berbettola? Sì. Ah. Mio cane dopo come sculetta, occhio che ci sorpassa. Guarda, guarda come che sculetta, guarda. Tu. Cos'è sto albero che ho fuori casa? Ah, i cacchi! Sì, estremamente acerbi. Che bello che c'era il sesso e la droga, Ale. Ci sono gli scambi. Che bello, gli scambi della droga e del sesso. Anche. Anche della coppia. Vedi quando fumfatavano con la luce accesa, la tapparella su, c'è le ombre in movimento. Che bello. Eccolo! Vai, signori!